Per la prima volta l'opera lirica sbarca a Scandicci. Alle porte di Firenze, al Teatro Aurora, arrivano i più celebri capolavori scritti tra il Settecento e il Novecento. In scena la Compagnia d'Opera Italiana Firenze, fondata nel 2002 da Ilse e Franz Moser, austriaci di origine ma scandiccesi di adozione. Il secondo appuntamento della stagione, che stiamo vedendo, è stato un classico di Mozart, il Don Giovanni, a inizio dicembre. Si continua il 1° gennaio con le musiche viennesi del concerto di Capodanno e poi con tanti titoli per tutti i gusti. Per i soci di Unicoop Firenze, abbonamento a prezzo ridotto. Si prosegue in gennaio con il 14 di gennaio La Traviata di Verdi, un'opera che la gente conosce e speriamo anche riconosce e si sente spinta di tornare in teatro. Ci saranno, come sempre, 3 repliche e si farà La Carmen di Georges Bizet in febbraio, cominciando con l'11 di febbraio e alla fine ancora un compositore, secondo me sottovalutato italiano, ma geniale, Gaetano Donizetti, in marzo, Elisir d'Amor. 50 cantanti, un quintetto d'archi e un pianoforte. Qui non ci sono i budget stellari dei grandi teatri, ma tanta passione per la musica. E l'inizio di ogni atto anche una vivace spiegazione dedicata agli appassionati e a chi si avvicina all'opera. Qui c'è un'atmosfera molto particolare. L'altra volta il figlio di un grande musicologo veniva e il musicologo criticava la presentazione dell'opera perché è abituato di andare alla Scala di Milano, al Teatro di Roma o al Maggio Musicale di Firenze, e il suo figlio lo spiegava, che diceva: guarda, qui è tutto molto diverso, molto familiare, molto accogliente, ci spiegano l'opera, si fa avvicinarsi all'opera. E a parte di questo ci sono prezzi ragionevoli di 20 e 25 euro. Una sfida per valorizzare un palcoscenico del territorio e perché la cultura sia alla portata di tutti. Qui siamo nel centro di Scandicci e qui si fa una bella serata, cominciando di una presentazione dell'opera, di un bel apericena e dopo un bel spettacolo.